Conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del San Marzano, Mauro Zironelli, al tavolo anche il nostro direttore sportivo Pietro Fusco. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Partiamo con il DS, c'è stata questa svolta tecnica, le lascio il microfono per motivare insomma questa scelta societaria e per introdurre la nuova figura dell'allenatore. Beh, la motivazione per quanto mi riguarda è una motivazione prettamente tecnica, al di là di tutto in primis faccio un preambolo ringraziando il mister Domenico Giampaio e il suo staff per il lavoro fatto, perché comunque assemblare una squadra neopromossa con tutti i calciatori nuovi, portare le sue idee di calcio non è sicuramente stato semplice, in un contesto completamente diverso e comunque abituato a vittorie, ovviamente in categorie diverse, quindi insomma il lavoro fatto secondo me è stato fatto un buon lavoro. La motivazione va in virtù del fatto che probabilmente ultimamente la squadra secondo me stava prendendo una piega di appiattimento e di involuzione tecnica, ovviamente opinabile, perché nel calcio è tutto opinabile, però insomma visto che faccio il direttore sportivo e mi assumo le responsabilità di questa scelta è solo ed esclusivamente mia, e quindi spero che insomma da adesso si apri una pagina diversa con mister Zironelli. La scelta su Mauro, che è un ragazzo che abbiamo già lavorato insieme, in quanto quindi conosco le qualità morali e le qualità tecniche, va in virtù del fatto di continuare su un sistema di gioco ben definito da mister Giampà, e Mauro insomma è un ragazzo che questo tipo di sistema l'ha quasi sempre adottato. Ovviamente per me non contano i sistemi del calcio, il 3-4-3, il 4-4-2 o viceversa, perché altrimenti tutti adotterebbero un sistema se fosse quello la soluzione dei problemi. A me interessano i principi sia morali che tecnici, e sono convinto che il nuovo allenatore che è qui alla mia destra, che è Mauro Zironelli, abbia ben in testa queste cose qui e le sappia sicuramente portare in campo. Da buon difensore, quando era calciatore, anticipava gli attaccanti. Mi ha anticipato la domanda sulla questione tattica. Io passo da quest'altro lato della telecamera. Grazie. Benvenuto innanzitutto mister Zironelli. Grazie. Il direttore Fusco ha già introdotto insomma la sua figura dal punto di vista tattico. Lei arriva a San Marzano con un ottimo bagaglio di esperienza in categoria, seppur in gironi differenti. Si fa tanto riferimento al fattore ambientale nella Serie D a Sud, però insomma è sempre il campo che fa la differenza. Sì, tanto mi ha fatto molto piacere la chiamata del direttore, ha riconosciuto il presidente, mi ha fatto subito una bella impressione, quindi vi ringrazio. E niente, da parte mia ho detto subito di sì, per provare anche qualcosa di diverso, come hai detto tu, un girone diverso. Ho sempre fatto il girone C e il girone D, e quindi mi butto volentieri su questo girone, e sono fiducioso e carico, perché non vedo l'ora. Ho trovato una squadra comunque di bravi ragazzi disponibili, che sono messi subito di buona lena a cercare di capire nel più breve tempo possibile cosa desidererei da loro. Il curriculum, piazze di una certa levatura, Modena, San Benedetto del Tronto, e poi ovviamente il prestigio di allenare la Juventus, seppur under 23, ma insomma il marchio è quello. Sì, è stato il primo anno, quindi una bella cosa essere stato scelto da loro. Non era un campionato facile, in una situazione facile, avevamo tutti i ragazzi di primavera che uscivano dalla primavera appunto, quindi è stato duro, è un'esperienza in più che arricchisce il bagaglio. E nel periodo del San Benedettese ci siamo conosciuti col direttore, nelle difficoltà ci siamo compattati e abbiamo fatto anche delle belle cose in Serie C. Adesso ci è capitata questa occasione e speriamo che vada tutto bene.
Dal punto di vista dello spogliatoio, che squadra ha trovato, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché quando c'è un cambio di allenatore magari bisogna insistere prima su quell'aspetto. Sì, certo, è normale, che comunque non è mai una bella cosa, faccio parte della categoria, quindi è normale che ci sia un po' di... ogni giocatore non si confronta in maniera diversa con l'allenatore vecchio e nuovo, eccetera, quindi devo capire bene tutti questi vari passaggi, però purtroppo succede. Eticamente ho trovato una squadra comunque messa bene, e non si parla mai degli allenatori, perché comunque c'è una questione anche di rispetto, e quindi cercherò di fare del mio meglio lavorando sulle mie cose. Mi allaccio, stavolta faccio la utilizzo da assist man, okay. Direttore, più che considerare i numeri difesa a 3, centrocampo a 4 e via dicendo, che tipo di calcio proporrà al suo San Marzano? Ma sicuramente cercheremo di essere aggressivi e cercare di gestire bene il pallone, cercare di fare la partita, cercare di dominare il campo. Non è una cosa semplice, perché ci vuole attitudine, ci vuole mentalità, però facciamo gli allenatori per questo, quindi dobbiamo essere bravi a cercare di far capire nel miglior tempo possibile, nel minor tempo possibile, cosa vogliamo dai ragazzi. Piccola parentesi, a Marcord ritrova dopo anni e anni, stavolta come avversario, Marco Nappi. Avete condiviso un'esperienza importante a Firenze con un certo Roberto Baggio come compagno di squadra, Dunga e via dicendo. Sì, sì, per me è un'esperienza bellissima, perché primo anno in professionista in Serie A con tutti quei campioni, finale Coppa UEFA, quindi quando siamo venuti qua c'era un ricciolino, non era niente male in mezzo al campo, quindi... È stata una bella esperienza con Marco, che lo saluterò volentieri domenica. Ovviamente al fischio d'inizio si penserà a una gara tosta, insomma un battesimo di fuoco per lei contro la Nocerina, che ha ritrovato serenità, condizione e punti, e sarà un impegno tosto per il San Marzano. Certo, come giusto che sia, si parte subito col botto, però tanto dobbiamo affrontarle tutte, quindi ci prepareremo bene e cercheremo di fare le necessità virtù e di assimilare il più possibile, perché in questo momento qua il progetto è fare più punti possibili.